Nella splendida cornice della Reggia di Venaria inizia ufficialmente la rinascita di Lancia con il marchio di Stellantis che ha presentato il nuovo logo e la sua visione di design incarnata da Pura Zero, il manifesto tridimensionale del linguaggio stilistico che accompagnerà le nuove vetture del brand tra 2024 e 2028 a partire proprio dalla nuova Y. Del nuovo corso di Lancia e dei modelli che verranno abbiamo parlato in esclusiva con Luca Napolitano, Chief Executive Officer della casa automobilistica italiana. Abbiamo iniziato a gennaio del 2021, quando è nata Stellantis, siamo un po' più di metà del nostro percorso, lanciamo la nuova Y all'inizio del 2024. Oggi è un giorno un po' speciale che abbiamo voluto celebrare, forse nel posto migliore, no? In cui ci sentiamo davvero a nostro agio, la Reggia di Venaria. Presentiamo il nostro nuovo logo, quindi un gioiello che porremo sulle nostre nuove auto, ma anche una nuova visione di design. Si chiama Lancia Pura Design, è la combinazione di due parole, purezza e radicalità. La purezza delle Lancia classiche, tradizionali, eleganti come la Flavia, la Flaminia, la Fulvia, ma anche la radicalità, la primordialità della Stratos e della Delta, questo continuo contatto tra passato e futuro in questo nuovo linguaggio di design che lanciamo qui oggi a Venaria in questa conferenza stampa. Hai parlato giustamente di Y, che sarà il primo modello che porterà su strada di fatto il nuovo logo, un modello che in questi anni ha mostrato grande resilienza, perché nonostante i piccoli ritocchi, le serie speciali, è rimasto lo stesso per tanto tempo, dimostrando comunque che sul mercato poteva dire la sua. No, la dice la sua, la dice ancora oggi. Siamo leader del segmento B in Italia, il segmento delle piccole compatte, e considerando anche i tanti importanti lanci fatti ultimamente, direi che non è esattamente una passeggiata di salute, è una leadership che portiamo con grande orgoglio. Però nel 2024 cambierà tutto, ispirandosi appunto al passato e guardando al futuro. Cosa puoi dirci di nuovo? Ma il nostro piano strategico approvato prevede il lancio di 3 nuovi prodotti a partire dalla nuova Y nel 2024. Oggi al Design Day abbiamo presentato un po' come saranno le Lancia del futuro. Qui alle mie spalle vedete Lancia Pura Zero, che è la prima esecuzione del nostro nuovo linguaggio di design, è il nostro manifesto, un manifesto di stile che vogliamo duri per i prossimi 100 anni. Sono molto evidenti alcuni elementi di stile che troveremo nella nuova gamma a partire dalla nuova Y, tra questi sicuramente il nuovo calice fatto di luce sul frontale della vettura, lo script, andiamo molto orgogliosi del nostro logo, ma anche le linee morbide del laterale, ma direi soprattutto i fari rotondi bellissimi del posteriore che ci rimandano un po' indietro alla Lancia Stratos che tanti amano. Mi piazzate nel cluster dei marchi premium di Stellantis, c'è la sportività di Alfa Romeo, la raffinatezza francese di DS e infine oggi hai parlato dell'eleganza Lancia. Cosa significa oggi? Ma l'eleganza italiana è, a mio avviso, emozione, l'emozione che si prova guardando una bella scultura di Michelangelo o un bel film di Fellini, ecco, è l'emozione che proviamo qui oggi in questa splendida galleria grande alla Reggia di Venaria ed è un po' l'emozione che vogliamo far provare ai nostri clienti. Vogliamo che i nostri clienti desiderino possedere una Lancia, desiderino guidare una Lancia, e questo è quello che stiamo facendo insieme ai nostri designer. Ultimissima domanda, in Italia già la desi molti, ma ora il respiro sarà europeo, perché da prima 5 mercati e poi vi andrete ad ampliare sempre di più nel vecchio continente. Quale sarà la chiave per attrarre questi nuovi clienti? Ma l'eleganza è ancora l'italianità, ecco, abbiamo scelto questi primi 5 mercati non solo in base all'importanza dell'industria, ma anche guardando due indicatori un po' atipici, dove normalmente non si usano nel mondo dell'auto. Abbiamo guardato dove il prodotto italiano è molto ben accolto, il prodotto di eccellenza italiana è molto ben accolto, e dove le vendite online hanno un peso importante. Ecco, è venuto un ranking di mercati, quindi subito dopo l'Italia iniziamo a portare la nuova Y in Germania, Francia, Spagna, Olanda e Belgio. E poi, siccome vogliamo fare le cose bene, le cose con grande qualità, ci concentriamo su questi 5 mercati e poi subito dopo con calma pensiamo agli altri.